Ciao ragazze, ciao ragazzi e bentornati in Recensioni di Bellezza. Sono stata un po' assente dal canale nell'ultima settimana, 10 giorni, perché ho avuto un problema dermatologico che mi affligge tuttora e ve ne volevo parlare più che altro per raccontarvi un po' la mia storia, ma anche per parlare di problemi dermatologici che sono legati appunto ai problemi di dermatiti. Quindi, se siete interessati a questo tipo di video, vi lascio al proseguimento. Dunque, da qualche settimana, infatti sono ormai circa, credo, più di 10 giorni, che ho cominciato a soffrire di una strana dermatite. Una dermatite di cui io non ho mai sofferto, quindi in realtà è una cosa nuova per me, però ho scoperto essere molto molto fastidiosa, soprattutto perché è di difficile gestione, non si sa bene che tipo di prodotti andare a utilizzare e se come la mia è un problema allergico, bisogna poi ricorrere a dei farmaci. Ma vi voglio raccontare effettivamente che cosa è successo. Dunque, il 18 di giugno ho fatto la seconda dose del vaccino. Non vi sto dicendo assolutamente che c'è correlazione tra vaccino e questa dermatite, però effettivamente qualcosa è successo e sicuramente un'altra cosa a cui tengo a puntualizzare, non a tutti, non per tutti c'è questo tipo di reazione. Sono stata anche stamattina dal dermatologo in un ospedale di Roma. E mi ha confermato che effettivamente ci sono stati dei casi, però diciamo poi con le medicine giuste diciamo si sono risolte, anche perché si possono risolvere anche spontaneamente. Allora, dopo circa una settimana dal secondo vaccino, ho cominciato a soffrire di questa dermatite che si è presentata inizialmente su questa zona qui, anzi su questa zona qui, e sembrava quasi quella che, se qualcuno di voi ne soffre, la dermatite da sudore. In quei giorni, infatti, a Roma faceva molto molto caldo, io ho sudato tanto in questa zona qui. Quindi nei primi giorni non mi sono preoccupata, poi però vedevo che questo sfogo, oltre ad ampliarsi, si arrossava anche, diventava anche molto pruriginoso, bruciacchiava anche e diventava proprio difficile anche poter mettere un qualsiasi prodotto. Quindi, nel dubbio, io ho tolto tutto, proprio sono rimasta proprio con l'essenziale, però devo dire che il farmaco che mi hanno dato più queste strategie mi hanno aiutato tanto, perché come si presenta questo sfogo, come si è presentato a me questo sfogo? Quindi molto sottile, quasi, diciamo, l'effetto era quasi come se ci fosse una bruciatura, arrossato, mi prudeva. E la cosa peggiore è che io sentivo la pelle proprio che mi tirava, la pelle che si seccava secca terribilmente, cioè che io non soffro di pelle secca, pelle mista, sì, normalmente la mia è la pelle mista, però proprio la pelle secca e in certi punti, per esempio qua sotto, ma anche qua sotto, completamente bruciacchiata, come se ci fosse stata proprio una bruciacchiatura. Quindi, cioè, era anche un po', dopo un po' mi sono cominciata a preoccupare. All'inizio sono andata in farmacia, ho detto c'è qualcosa per gli arrossamenti, le cose. E poi a un certo punto sono andata dal mio medico, ho detto secondo me non è tanto normale. E effettivamente poi mi ha dato appunto il prodotto che adesso mi sta effettivamente aiutando. Però dal punto di vista dermatologico, scusate, diciamo di cosmesi, di skincare, quello che purtroppo io ho capito è che la prima cosa che io ho fatto è togliere tutti i detergenti schiumogeni, quindi proprio tutti, li ho tolti perché mi davano, cioè
La sensazione che avevo della pelle era proprio che io se, potessi riequilibrarla a livello di sebo, perché poi queste micro lesioni che si sono fatte, bisogna stare anche molto attenti che non si vadano a infettare, che non si vadano a inserire dei germi, dei lieviti, delle micosi, quindi è molto difficile trattare queste cose e quindi la prima cosa che ho fatto è evitare tutti i prodotti detergenti schiumogeni e mi sono solamente concentrata sui detergenti in crema, quindi latte detergente o olio. Allora, il prodotto in olio che ho utilizzato è questo dell'Avon Nutrifact olio Oil to Milk Cleanser, cioè da olio a latte detergente. Contiene anche degli estratti vegetali, intanto ha una buona percentuale di glicerina, poi ha l'avena sativa e l'estratto delle proteine dell'avena e poi c'è anche l'immancabile vitamina E e credo che sia il burro di karité. Ah, c'è anche il canola oil, quindi devo dire che con questo io mi sono trovata molto bene perché andavo a pulire e detergere allo stesso tempo senza lasciare però la pelle secca, perché il problema di tutto questo, diciamo, di tutta questa cosa è che più la pelle è secca, più ti viene da grattarti, più diventa difficile la gestione, perché più ti gratti, più sei a rischio di crearti delle microlesioni, quindi bisogna trattare la zona proprio in maniera delicatissima e con questo ci sono riuscita. Devo dire veramente, poi non ha profumo, non ha alcol, non ha solfati, è veramente delicatissimo. Adesso ho acquistato il corrispettivo della linea alla canapa sativa e mi sto anche con lui trovando benissimo. Quindi questo o il corrispettivo alla canapa sativa vanno benissimo per la detersione. Almeno io mi sono trovata bene. In alternativa va bene anche un latte detergente. L'importante è che se vi truccate con l'olio, chiaramente andate a struccare tutto perché l'olio strucca anche il waterproof. Però poi per andare a fare la detersione, quindi per sciacquare bene, vi consiglio il latte detergente perché con quello potete fare proprio un bel massaggio e andate a pulire tutti i pori e tutto quanto. Due prodotti che poi mi sono stati molto utili, soprattutto quando sentivo dei bruciori, delle cose, è stata l'acqua virginiana e l'Intense Spray. Due prodotti che sono adatti anche a livello dermatologico, perché l'acqua virginiana, questa è dei laboratori Chelemata, è adatta proprio per piccoli problemi di pelle, arrossamenti, pruriti e irritazioni. Il primo ingrediente è proprio l'acqua virginiana, semplicemente ce lo si spruzza così e si sta in questa nuvola bellissima e molto profumata. Lo stesso concetto è l'Intense Spray, solo che l'Intense Spray è a base di aloe, ma non solo, ha anche calendula, eucalipto, cumino, camomilla, zenzero, amamelide, propoli, timo, salvia, rosmarino, quindi ha tutti estratti che fanno bene alla pelle, ma hanno anche un azione antimicotica e antinfiammatoria e vanno sia a disinfettare che hanno, ecco, un'azione disinfettante ma anche un'azione idratante. Quindi io con questo qui mi sono trovata strabene, infatti il primo bottiglione che finisco, però ecco, devo dire che mi sono trovata bene. E come l'ho utilizzato? In questo modo, nei momenti in cui sentivo la pelle un po' attirare, mi sono data una spruzzata e ho lasciato che il prodotto si asciugasse sulla pelle. Lo potete mettere anche come in questo caso, io sono truccata e l'ho messo, ma io devo dirvi la verità che in questo periodo sto cercando di eliminare tutti i cosmetici, anche il make-up, perché sto cercando di far passare assolutamente questa dermatite. A livello invece di crema, quello che mi ha aiutato tantissimo sono stati questi due prodotti. L'olio, il siero oleoso alla canapa sativa e la mustela
Cold Cream, crema nutriente alla Cold Cream. Questo è un prodotto per i bambini che mi era stato regalato con dei punti alla farmacia, ma che evidentemente ha veramente un potere nutriente e riparatore eccezionale. Infatti, questa crema ha le ceramidi. Le ceramidi più la cold cream e l'olio di avocado. Io mi sono trovata benissimo con questo prodotto, cioè è stato il prodotto che proprio mi calmava il prurito, l'irritazione che quando appunto sentivo la pelle che cominciava a dare un po' di mi calmava subito. Prima di mettere quella, però, applicavo anche l'olio alla canapa sativa perché ho scoperto che nei casi appunto di dermatite, la canapa sativa è ricchissima di oli omega 3 e omega 6, che sono proprio degli oli che aiutano la riparazione cellulare. Quindi questo olietto qui, che peraltro è un olio molto, molto leggero, non è un olio pesante assolutamente, ora ve lo faccio un po' vedere qui, ma ecco, non è un olio pesante, l'ho applicato sul viso e il collo e devo dire che l'azione riparatrice l'ho vista, mi è piaciuta tantissimo. A livello invece di solare, sono tornata all'Advanced Sensitive che avevo acquistato a inizio primavera. L'acido salicilico che aiuta appunto anche la pelle, e la niacinamide, e l'amido di mais che quindi tiene anche sotto controllo gli eventuali, diciamo, rossori. E poi c'ha il diossido di titanio, doppia combinazione, sia il filtro solare chimico che il filtro solare fisico. Quindi ho preferito ritornare a questo perché comunque era quello con cui mi ero trovata, diciamo, mi ero trovata bene e ho voluto ritornare appunto a questo prodotto. Ne manca uno che mi ha aiutato tanto. Allora, un prodotto che mi ha aiutato veramente tantissimo è questo, l'amido di riso. Allora, questo è della linea Mamma Baby e io lo trovo in farmacia, ma lo trovate anche se siete interessate su Amazon. E si tratta di 5 bustine da 30 grammi, quindi sono monodose. E io come lo uso? Lo uso nell'acqua, utilizzo quando mi lavo il viso, metto un cucchiaio, un cucchiaino, diciamo un cucchiaio scarso di questo prodotto. Di questo amido e lo metto in una bacinella, in una sorta di catino d'acqua e con quello se mi vedete svolazzare perché qui sono aperta, se no si muore dal caldo e su quello con quello mi sciacquo il viso, me lo sciacquo prima di utilizzare l'olio detergente, quindi faccio questa e poi mi sciacquo con la stessa acqua, quindi dopo che ho fatto la detersione mi sciacquo con quest'acqua. Devo dire che l'utilizzo dell'amido di riso ha veramente migliorato tantissimo diciamo, i problemi che avevo soprattutto di arrossamento e prurito. L'amido di riso però lo potete utilizzare anche se fate il bagno, ma anche se fate la doccia. Io lo utilizzo semplicemente andando a sempre riempire una bacinella e con un cucchiaio e mezzo di amido di riso e poi mi sciacquo con quest'acqua, quindi faccio delle spugnature perché poi questa effettivamente questa dermatite si è localizzata qui sul viso e sul collo, però io l'avverto anche in altre, diciamo, in altre parti del corpo, cioè questa sensazione di prurito e di arrossa, sì, più che altro di prurito, l'avverto anche in altre parti del corpo. Inoltre l'amido di riso si può utilizzare anche come talco perché questa è in formulazione, adesso ve le faccio, cioè in formulazione è in polvere, non si vede però si sente, è in polvere, è una polvere abbastanza fina.
Quindi teoricamente potreste fare un 50% di amido di mais o un 40% di, scusate, di amido di riso e un 60% di amido di mais e farvi il vostro talco, diciamo, homemade. Vi assicuro che diciamo, l'effetto rinfrescante, sebo regolatore, questo talco homemade vi aiuta senz'altro per evitare che le parti diciamo, colpite dalla dermatite con il sudore, quindi a contatto col sudore, reagiscano e quindi si infiammino ancora di più. Quindi questo è un prodotto naturale, completamente naturale, e quando lo comprate fate attenzione perché adesso qui voi non lo vedete, però c'è scritto proprio Oriza Sativa Rice Starch, quindi è proprio solo amido di riso, farina di amido di riso, quindi solo questi Quello. sono tutti i prodotti che mi hanno aiutato in una prima fase a tamponare un po' questi rossori, questa dermatite che, vi ripeto, io non ho mai sofferto di questo problema, ma è veramente molto fastidioso. Penso che chi ne soffra abbia veramente dei grossi problemi poi a livello anche di trovare i prodotti giusti, trovare i prodotti che veramente, cioè, sono efficaci e che gli fanno bene, che fanno bene alla propria pelle e che diano anche i risultati. E soprattutto, purtroppo, essendo il mio almeno a quanto sembra un problema allergico, sono dovuta ricorrere diciamo, ai farmaci. Ma anche chi ne soffre a livello, diciamo, normalmente, anche lì bisogna un po' poi andare a indagare perché potrebbe esserci un discorso autoimmune, insomma, comunque bisogna indagare chiaramente se il problema non si risolve spontaneamente. Questi sono stati i prodotti che avevo a casa, per fortuna, perché io, per esempio, l'amido di mais, scusate, di riso, normalmente lo uso per la detersione perché è molto delicato e svolge anche un'azione esfoliante, come anche il detergente oleoso, ma anche l'intense spray. Sono tutti prodotti che io normalmente ho a casa e che sono stati di pronto soccorso. Su con Subito. questi mi sono trovata molto bene e devo anche dire che anche il dermatologo mi ha detto appunto che comunque sono prodotti che hanno, diciamo, nei loro attivi sono presenti appunto ingredienti che aiutano appunto a ripristinare il film idrolipidico, appunto la barriera lipidica della pelle, perché purtroppo se andiamo a utilizzare prodotti troppo aggressivi, troppo sgrassanti, troppo anche aggressivi a livello di pelle, chiaramente la situazione va a peggiorare, non va a migliorare. Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete qualche curiosità, scrivetemela. Allora, non esiste una correlazione diretta tra il vaccino e la dermatite. A me è successo perché sono un soggetto particolarmente predisposto ad avere reazioni immunitarie. Quindi non è una cosa che capita a tutti, per fortuna. Però, qualora dovesse accadere, non c'è nulla di cui allarmarvi, semplicemente recatevi dal vostro medico che saprà appunto come consigliarvi al meglio. Questa è stata solamente una chiacchierata tra amici per condividere un po' questa esperienza che devo dire che a me personalmente ha un po', diciamo, è stata un po' pesante perché è capitata poi in un momento un po' particolare della mia vita in cui appunto devo affrontare anche una situazione a breve un po' complicata, quindi insomma mi ha particolarmente stressato. Però normalmente, ve lo voglio anche dire, i problemi dermatologici, perché ne ho avuto in passato qualche problema che è stato anche, come devo dire, parecchio, diciamo, insistente, cioè non andava via. E molto dipende dai momenti di stress, quindi probabilmente a me il vaccino ha un po' stressato l'organismo e quindi di conseguenza se ne è uscito con questo sfogo, per fortuna localizzato.
e che non mi ha dati esiti da altre parti. In ogni caso, problemi di dermatite ci sono tante persone che ne soffrono e insomma spero di aver dato un piccolo aiuto, un piccolo contributo a queste persone per magari avere un'idea in più anche di prodotti che possono aiutarli, che possono essere di aiuto per la loro, diciamo, skincare quotidiana. Io vi saluto e vi rimando a un prossimo video. Ciao, a presto!